Il benvenuta a Nancy Brilli, grazie di essere qui con me. Grazie. Trovata, grazie. Prima puntata insieme a te. Allora, il tuo bivio, quante volte ti sei trovata proprio davanti a una scelta? Di qua una porta e di là esattamente quella opposta. In realtà la sensazione del bivio è quotidiana, perché la scelta è quotidiana. Ci sono stati dei momenti più importanti, delle decisioni che mi hanno cambiato l'esistenza. Cioè, per una donna sterile, avere la precisa volontà di avere un figlio e fare tutto il possibile per averlo e soprattutto riuscirci, è stato un cambiamento totale di direzione della mia vita. Cioè, era prendere in considerazione un futuro. Ma questo è un momento che sta seguendo un bivio importante. E questo bivio riguarda l'amore? Questo bivio riguarda anche l'amore, ma riguarda me. Riguarda quello che voglio fare, quello che voglio essere e il non dover dipendere dall'accettazione degli altri. Cosa che ho fatto per moltissimo tempo. Nel momento in cui ho deciso che la mia storia dovesse continuare da sola, lì è stato un grandissimo cambiamento, perché io continuavo da sempre, da tutta la vita da adulta, a passare da una storia a un'altra, da una a un'altra, mi travasavo in basi comunicanti, e senza mai fermarmi un attimo e dire sì, ma io Nancy, che cosa voglio, che cosa mi piace? Oltre a mettermi al servizio di questa mia idea di famiglia, che è sempre l'idea desiderio di tutta la mia vita. Bene, questo che adesso è appurato, che la mia famiglia sono mio figlio, i miei amici, le persone che ho scelto, che cosa voglio fare? E ho preso questa decisione e sto continuando. Non è stato facile. Non è stato facile. No, non è stato. Perché la storia di Nancy è una storia dal punto di vista professionale bellissima. Comincia nel 1984 con una sua compagna di scuola che è Vittoria, la figlia di Pasquale Squitieri, che per caso la porta al cinema e la fa debuttare in Claretta. L'intuizione è esatta, perché nel 1990 vince, giovanissima, un Davide Donatello con Piccoli equivoci. Da quel momento una carriera, secondo me, molto ricca e tra l'altro anche molto variegata. Nel frattempo ti sei sposata nel 1987 con Massimo Ghini. Nel 1997, finito quel matrimonio, hai incontrato Luca Manfredi, ti sei sposata e hai avuto Chicco, Francesco. Poi ci sono state altre storie, le citiamo perché insomma sono di dominio pubblico, Ivano Fossati. La storia molto importante è stata quella con Roy De Vita. È l'ultima storia. È stata l'ultima storia, è durata tanti anni, 15 anni, i bambini sono cresciuti insieme, mio figlio, suo figlio e anche il figlio, stesso padre, altra madre di Luca, del mio ex marito, per cui sono due Manfredi e un De Vita, ma sono assolutamente tre fratelli. E questo anche grazie a Roy, che a un certo punto non andava più bene questa storia tra noi due, però è rimasto il patrimonio affettivo per i ragazzi, che secondo me è importantissimo. Però a sentirti parlare non mi sembra che ci sia una ferita, ci sia stata una ferita da parte di Roy. Mi sembra un fisiologico sviluppo di una relazione che magari non è riuscita a sostenere momenti di crisi e quindi poi vi siete lasciati in maniera tranquilla, oppure invece lui ti ha colpito al cuore in qualcosa? No, nessuno di noi ha fatto una cosa contro l'altro. Mi riferivo a qualcosa di più intimo. Le strade si sono divise, la fortuna delle coppie che stanno insieme tanti tanti anni, per noi comunque 15 anni sono stati tanti, è andare avanti sullo stesso binario. A un certo punto, se il binario non è più parallelo, uno prende una strada, una prende un'altra, se non si cresce nella stessa direzione bisogna essere capaci. Sai perché sono tornata a Roy? Perché è l'ultima storia e dopo quest'ultima storia non c'è stato più niente. No. Siccome è capitato anche a me, quindi te lo voglio dire, che dopo un'ultima storia non ho
più voluto razionalmente e anche istintivamente trovare qualcun altro. Poi ho rincontrato questa persona e quindi ho detto forse allora era amore. Non era assolutamente amore, però quando dopo una fine tu decidi di stare da sola, vuol dire che quell'ultimo uomo era molto importante. Sì, sicuramente lo è stato, però adesso è importante quello che voglio fare io. Cosa vuoi fare? Iniziare a essere veramente... Sono sempre stata molto indipendente per quanto riguarda la vita pratica. Me la sono sempre cavata da sola, non ho avuto aiuti, ma affettivamente molto dipendente sempre. Adesso non voglio più esserlo. Ho questo bellissimo rapporto con mio figlio che mi sono curata, perché non è che è venuto da solo, ci sono stata molto appresso. Ma adesso voglio vedere io che cosa mi va veramente di fare, che cosa... se non ho voglia di vedere persone perché in quel momento mi gira così, perché sono ariete, ogni tanto ho la ruzza, sì, come diceva Anna Magnani, e voglio assecondare questa mia cosa. Perché ti sei forzata per amore? Per un certo periodo? Sì. Tante volte, per... Cosa hai fatto? Diciamo, la prima cosa che ti viene in mente che magari non avresti fatto mai e l'hai fatta per un uomo conquistato? Ma soprattutto delle rinunce di indipendenza, proprio perché non lo sono stata mai indipendente affettivamente. Ho imparato a un certo momento, ma ti dico con grande difficoltà. Con grande perché difficoltà. Questa decisione, questo bivio è stato impegnativo. Allora, non voglio assolutamente raccontare cose che sono anche abbastanza note, però ricordare effettivamente la tua storia familiare, perché hai perso la mamma molto giovane, avevi 8 anni, no? Mi ha colpito una cosa che tu hai dichiarato, hai detto un giorno a scuola tutti erano gentili con me, molto gentili, e poi ho scoperto che erano gentili perché quel giorno era morta mia madre. Dopo la morte di tua madre, che doveva essere stata una donna estremamente avvolgente, comunque significante, no? Profondamente, se poi non tu hai ricercato... Non, me la ricordo. Non te la ricordi, lo so, hai fatto anche l'ipnosi e ci arriviamo. Dopo quel momento tu ti sei sentita assolutamente sola, perché un padre un po' autoritario, che dava più ascolto al fratello rispetto a te, una zia un po', insomma... dai modi un po' duri, no? Ma tu pensi che sia stato in quel momento di adolescenza l'inizio di questa sensazione di invisibilità? Sicuramente sì. Io, appunto, come tu sai, sono cresciuta con una nonna, era lei la persona, sì, autoritaria, che non mi amava particolarmente, un padre molto assente. Per cui da essere una bambina molto amata, molto curata, sono stata improvvisamente sola e impossibilitata, perché mia nonna non voleva, frequentare le persone. Per cui andavo a scuola, tornavo a casa e lì finiva la mia vita. Per cui perché stavo... non voleva? Non lo so. Non l'ho mai saputo, dovrei, non so, forse cioè, consultare voleva, un medium e no, capire. No, dico, ti voleva tenere protetta. No. Mia nonna era una di quelle donne che non mi piacciono, per cui i maschi vanno bene e le femmine no. Per cui tutte le altre femmine sono nemiche, ivi compresa la nipote, la figlia, certo, del figlio. Però capisco. Devi stare lì e non devi disturbare, punto. E io non disturbavo, mi facevo dei voli interiori, dei racconti, scrivevo, stavo sempre in un mondo di fantasia. Però questa fantasia a un certo punto è diventata anche grande solitudine. E la solitudine da un certo momento in poi mi ha iniziato a spaventare. Ti devo dire che io ho scoperto di non essere così cattiva, così sbagliata, così stupida, uscendo di casa, andando al liceo e vedendo che i miei compagni maschi mi apprezzavano, il che però mi ha un po' messo in una direttiva sbagliata, perché piacere agli uomini non voleva dire piacere a me stessa. Per cui
volevo... Tantissimo. Piacere agli uomini non voleva dire piacere a me stessa. Decisamente no, decisamente no. E invece io avevo travisato. Questo comporta anche negli anni alcune scelte, per esempio decidere di fare, di indossare un personaggio sexy, anche quando poi io sono, in realtà mi vedi a casa, sembra che sto in una divisa maoista, però forzare un po' la mano da quel punto di vista, pur poi non facendo effettivamente lavori che prevedessero questo, ma l'idea di piacere, l'idea di essere accettata anche come bellezza, per me era importantissimo. Era importante. Però avevo capito male. Era un modo di colmare un vuoto, sì. Un grande vuoto. Senti, ma ti capita di volerti riagganciare alla te adolescente? Cioè di ricercare dei momenti, delle sensazioni che magari nel tempo sono cambiate, sono sopite? No. No, perché ti dico che l'adolescente è stata proprio triste. Era un'adolescente avvilita, triste, sola. Non, no. Sono contenta di essere diventata la signora più di buon umore che sono adesso. Si vede dal sorriso. Adesso sì, non è stato che sei automatico. Tornata ai giorni nostri. Hai visto? Subito. Eh sì, esce un'altra anima. Ci ho lavorato perché bisogna Hai che le persone anche, sappiano. Anche con l'ipnosi per cercare di ritrovare un ricordo di tua madre. Questo mi ha colpito sì, molto. Sì, anche recentemente. Anche recentemente. Ho riprovato, ma è proprio sepolto. In un cassetto che non deve essere aperto, evidentemente. Ma ci sono delle fotografie di tua mamma in casa, degli oggetti, delle cose. Allora, io ho due fotografie di mia mamma. Solo due. Due. I vestiti no, perché mia nonna li prese e se li mise addosso su di lei. E quindi no. Di oggetti suoi non ho più niente. Ho queste due fotografie che però non mi comunicano qualcosa di affettivo, di presente. Evidentemente è stato proprio un blocco molto forte. Blocco molto forte. Allora, torniamo al bivio. Storie di donne al bivio. Il bivio è quello di una donna molto bella che vuole un figlio, però poi ha un problema, no? Problema, una malattia seria. Mm-hmm. L'endometriosi. L'orrida endometriosi. E ha una cartella dove a un certo punto c'è scritto sterile. Sì. Mm? Il momento in cui ho letto sterile era presto e tardi, nel senso tardi perché l'endometriosi la diagnosticano ancora adesso con molto ritardo. Vero. Io a 30 anni l'ho scoperto e l'ho scoperto con una prima operazione. E allora il professore mi disse: guarda che... non lo so come t'andrà, mazza grazie, ho 30 anni. E difatti aveva ragione lui, perché poi non è andata proprio benissimo da quel punto di vista, anzi piuttosto male. Però sta di fatto che ho avuto la grande benedizione di riuscire ad avere questo bambino. Di avere questo bambino. Hai fatto un percorso di procreazione assistita. Sì, però... Dopo quanto tempo ti è arrivato? Subito. Vero? Subito. È stato proprio un dono. Sì. Te lo ricordi il momento in cui tu hai scoperto di essere incinta? Dov'eri? Che facevi? Perché a proposito di ricordi, voglio vedere se questi ricordi che riguardano tuo figlio... Sì, ero con Luca, ero con il mio ex marito, eravamo felicissimi e sembrava una cosa impossibile. Stavo facendo Manola, come ho fatto poi quest'anno, esatto. Una cosa dopo tanti anni, cose che si ripetono, e... Mi sembrava un sogno. Il professore mi disse di non metterci il cuore, signora, è talmente bassa la possibilità che questo bambino vada avanti, che lei non ci pensi e viva la giornata. Ma io vedevo un puntino luminoso lì e andavo verso quella direzione. Non ho mai avuto mezzo dubbio che Francesco potesse nascere. Tra l'altro Francesco
di una bellezza, è veramente solare, è bellissimo, un ragazzo tra l'altro molto bravo, che fa un lavoro che ha scelto, quindi non ha neanche percorso le orme materne o paterne. No, io ci ho provato. Tu ci hai provato. Non mi dà retta, non gli interessa. Per un momento gli hanno chiesto di fare il modello, di fare le fotografie, poi però non gli piaceva l'ambiente, quindi ha detto no, ma non è roba per me. Senti Renzi, lo sai cosa mi ha colpito molto? Un'altra cosa che ho letto di te, hai detto prima che diventassi mamma di Francesco, pensavo che in qualsiasi momento sarei potuta morire, sì, no? Sì, sì. La mia vita doveva finire lì, in quel momento, perché non avevo una prospettiva di futuro, cioè vivevo solo unicamente nel presente. Poi con la nascita di Francesco è cambiato tutto. Ho passato tanto tempo della mia vita a focalizzarmi sul qui e ora, non fuggiamo nel passato, non corriamo nel presente. Però qui e ora poteva anche, anzi, significava anche qui e ora può finire. Può finire. E va bene così, è andata così. Che era un po' una disaffezione alla vita in realtà, sì. Quando però, ho deciso di avere Francesco, sì, di provare questa cosa e di lasciare una possibilità a un futuro, cosa che prima non avevo mai preso in considerazione, è cambiata completamente la prospettiva di vita, sì, ovviamente. C'erano stati degli anni in cui addirittura tu l'hai raccontato, proprio in quell'adolescenza difficile, tu avevi avuto degli episodi di autolesionismo, no? Sì. Di tagliata, vero? È andata avanti per molto tempo? Purtroppo sì. Sì. È una. Quello è un. Uno scappare a un dolore troppo forte. Funziona così in una maniera perversa. Ti provochi un dolore che ti dà l'illusione di poter controllare un dolore più profondo. Il dolore esterno prende il sopravvento, momentaneo ovviamente, altrimenti sarebbero tutti guariti, prende il sopravvento rispetto al dolore interno. Che era quindi molto. Ti tagli anche tagli, con malametta, con qualsiasi, sì, cosa, sì. Ti fai del male. Sì. Quel momento il dolore. Il dolore è come se fosse sotto controllo perché lo decidi tu. Infatti a questi momenti seguivano dei momenti di... non è neanche confusione, però sembravo come un po' ubriaca, un po' una calma finta. Una calma finta. Però una calma. Allora, il bivio, tu hai detto, è stato quello di scegliere. Cioè, da una parte, finita la storia con Roy, durata 15 anni, quindi finito quel senso di famiglia, mm-hmm, tu potevi o decidere di rimetterti in gioco, perché oggettivamente sei una donna di una bellezza assoluta, no? Mi piace, voglio dire, me lo dicono. È vero, è vero. Cioè, se io dicessi ho chiuso, la gente da casa direbbe vabbè, ha chiuso, ci può stare, ma tu no. Allora lì veramente manca una gamba, che c'è? No, nel senso che tu sei una donna comunque, hai rappresentato anche, no, nell'immaginario collettivo, un'icona di bellezza molto precisa. Allora potevi o rimetterti in gioco oppure decidere invece di stare da sola. Io non ho voglia, ho voglia di stare con me. Quanti anni sono passati da questo bivio? 5. 5. E tornando indietro, rifaresti la stessa scelta oppure no? Sì. 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 Quindi sono stati 5 anni felici? No. Il primo anno è stato di stordimento totale. No, non ero contenta per niente. Ero insicura. Sapevo di aver fatto la cosa giusta per me, ma non sapevo se l'avessi fatta per Francesco e per Andrea. Mi dispiaceva da morire coinvolgere i ragazzi in questa decisione, però era giusto così. Solo che poi questo giusto così, dopo 15 anni di vera convivenza, improvvisamente non c'è più. Non lo so se poi ti ritrovi, se le persone in assoluto si ritrovano. Io mi sono ritrovata un po' spiazzata. Perché non era una liberazione, finalmente, che mi è anche successo in passato. Era una decisione sofferta perché non portava più avanti, non portava più da nessuna parte. La storia era finita.
Per cui per un anno io non sono stata bene per niente. Poi ho cominciato anche ad accorgermi che mi giravano intorno dei corteggiatori. Però bisognerebbe anche fare un simpatico appunto a questi signori, perché tre quarti di loro sono sposati e sono stati mandati simpaticamente a fare cose altrove. E poi è una tua specialità quella di dire no. Madonna, guarda, no. Non ho tempo da perdere. Tempo da perdere. Allora, l'anno prossimo sarà un compleanno importante. Guarda che è lo stesso, ecco. Perché noi siamo della stessa identica classe, 1964. Esattamente. Quindi abbiamo l'identica età. L'anno prossimo io compio 60 anni, quindi non voglio perdere tempo. Ma non che effetto ti fa dire compio 60 anni? Una certa allegria. Una strana euforia, forse mi ha preso alla testa, non lo so. Ci sono persone che hanno attacchi di giovanilismo, che sì. Si mettono le minigonne, però quella roba carampana a me non, no. Credo che non mi attacchi. C'hai bisogno? No, ho detto se mi succede datemi un colpo in testa, perché non lo posso vedere. No, vorrei dedicarmi tanto a quello che mi piace. Intanto a far stare bene le persone. Perché poi il mio lavoro è anche far star bene, certo. Le persone. E quando c'è l'applauso in teatro alla fine, li vedi contenti, è uno scambio. Tra l'altro hai fatto una tournée trionfale, bellissima. Sì, quindi fortunatamente è stata molto, sì, molto fortuna. Con Chiara Noschese, sì. Che è bravissima. E abbiamo avuto un grande successo, per fortuna. Ma voglio anche sperimentare cose nuove, voglio imparare cose nuove. Durante la pandemia ho imparato a usare i social. Ma se arrivasse l'amore lo sapresti riconoscere? Eh sì, e che cavolo, proprio ritardato. Nel senso, l'amore vero, dico, un'altra storia vera, importante, non un corteggiatore così oppure sì, un sì, lo saprei riconoscere, ma mi dovrebbe proprio citofonare a casa, perché dove lo fa? Perché tu non te lo vai più a cercare. No. Bello, perché la tua scelta poi alla fine la ribadisci anche adesso, quindi sì. È stata una scelta esatta. Sì, giusta. È stata una scelta esatta, continua a esserlo. Il mio ultimo corteggiatore si era anche dimenticato di essere sposato, mi ha comunicato questa cosa, ho detto ma sai che c'è, ma a me mi avete stufato, ma io non ho voglia di stare appresso a queste storie. Voglio tanti amici che mi vogliono bene. Il sesso è la cosa più facile da trovare nel mondo. Certo. Chi dice di no mente. Vero. Per cui non è quello il problema. Il problema è avere accanto delle persone con cui condividere, con cui raccontarsi, sapere che c'è un'amica che ti chiama. Sai quelle amiche che dicono no, noi non ci sentiamo mai, ma è come se no. Perché se non mi senti mai, non te ne frega di okay. Sapere come sto. Sono d'accordo con te. Quindi mi chiami e ci parliamo. Quante volte ti sei innamorata adesso distinto? Veramente, senza entrare nello specifico dei nomi, quante innamorata tutta la vita. Innamorata è una cosa senza senso, senza senso. Amato tre volte. Ma sono tante tre volte. Sono quindi tante, salvi però tre amori della tua vita importanti, molto importanti. Sì. Molto bello. Sì. È un bilancio positivo. Bilancio positivo. È un no? Compleanno il prossimo anno, perché diciamo che non ce li abbiamo ancora, No, però facciamo un festone grandissimo. Senti, un'ultima domanda, perché poi vado ad incontrare un'altra amica e poi ci ritroviamo dopo. Sono molto curiosa. L'ultima domanda è questa: se tu pensi ad una felicità, una piccola felicità, così, segmenti di parziale felicità, no? Come direbbe Francesco Piccolo, per dire, cosa ti viene in mente? Cosa ti fa felice oggi? Ti ho detto, la condivisione, sapere anche mio figlio, ma non solo mio figlio è una grande parte della mia felicità, ma non è tutta la mia felicità e non gli do questa responsabilità. Sono un artista, lo sono veramente, mi piace creare, mi piace costruire cose, mi piace che da niente succeda un fatto che prima non c'era. Questo secondo me. Che è dare vita, no? È questo. Dare vita è a un figlio, ma dare vita a un figlio artista. Un'opera d'arte, a un film. A un quadro, una pièce di teatro, a una certo. Scrittura. A questa cosa qui vorrò dare spazio. Bello, perché hai raccontato il ritratto di una donna compiuta. Ed è bello, secondo me, anche per chi ci sta seguendo, sapere che
a questa nostra età il bilancio è positivo. Ma adesso